Sono state oltre 9.000 le persone in fila sin dalle prime ore del mattino che hanno avuto la possibilità di visitare Villa Rosbery, la tenuta della Presidenza della Repubblica aperta straordinariamente al pubblico in occasione della 19ª giornata di primavera del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. La villa deve la sua origine all'iniziativa dell'ufficiale austriaco Giuseppe de Thurn, che a partire dal 1801 acquistò alcuni fondi a Capo Posillipo per erigervi una residenza di campagna circondata da un giardino con ampi frutteti e vigneti. Poi negli anni la villa cambiò più volte di proprietà fino ad essere acquistata nel 1897 da Lord Rosbery, statista britannico che era stato a capo di gabinetto dal 1894 al 1895. Il lord inglese fu letteralmente stregato dal luogo, abbandonata la politica attiva, si immerse nella pace e nel silenzio della villa negli studi storici e letterari, senza per questo trascurare ogni possibile miglioria del parco e degli edifici. Con il conte Rosbery la villa rifiorì, assumendo presso a poco la fisionomia attuale, con la casina reale, il portico, un tempietto neoclassico e una splendida terrazza maiolicata con il belvedere. Sistemò anche la villa borbonica, arredando fastosamente le 6 stanze da letto e 3 saloni, e la grande foresteria con le sue 4 stanze da letto, oltre a uno splendido studio, oggi utilizzato dal Presidente della Repubblica che riceve gli ospiti di riguardo. Tra i più legati alle amenità e ai silenzi della splendida dimora sono stati Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi. La villa è stata poi riportata agli antichi splendori per volontà di Francesco Cossiga nel 1985. Anche Oscar Luigi Scalfaro è sempre stato molto legato alla residenza napoletana, una tradizione proseguita da Carlo Azeglio Ciampi e dall'attuale inquilino del Quirinale, il presidente Giorgio Napolitano. Una giornata di festa grazie alla FAI che vorrebbe, attraverso le parole del suo presidente, rilanciare l'iniziativa ogni anno e alla quale hanno partecipato entusiasti cittadini che hanno potuto così visitare un ambiente che conserva intatte le atmosfere ferme nel tempo di una villa dell'Ottocento.